Grande fratello VIP, Alex Belli è andato via con Delia Duran. Colpo di scena al Grande Fratello VIP 6, nel corso della puntata in onda su Canale 5 ieri sera. Lunedì 13 dicembre, il concorrente Alex Belli ha lasciato il reality, uscendo insieme alla sua compagna Delia Duran. Ufficialmente Alex Belli ha dovuto abbandonare il gioco per aver violato le misure anti-Covid. Avendo abbracciato la sua compagna Delia. I due sono usciti insieme, ma la donna ha dichiarato che adesso Alex dovrà riconquistarla da zero. Procedendo con ordine, durante la diretta Delia si era rivolta così ad Alex: ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto. Sei caduto in una trappola ed io ho una dignità. Ho deciso che la nostra storia finisce qua. Poi la donna aveva anche aggiunto che suo marito Alex è un grande manipolatore. Dichiarando di non farcela più a sopportare questa situazione che si è venuta a creare. Di fronte alle intenzioni di Delia di voler rompere il matrimonio, Belli ha quindi violato le norme di sicurezza ed è corso ad abbracciarla. A questo punto, da regolamento, l'uomo è stato quindi costretto ad abbandonare il Grande Fratello VIP. Appresa la decisione di Alex Belli, Soleil Sorge non l'ha affatto presa bene. Visibilmente innervosita. Ha portato la valigia ad Alex nel giardino dove si trovava con sua moglie Delia. Qui è nato l'ennesimo scontro con la donna. Poi, Soleil Sorge è ritornata in salotto e ha rivelato alcune confidenze che Alex le avrebbe fatto nei giorni scorsi. In particolare riguardo ai dubbi sul suo matrimonio con Delia Duran. Sorge ha poi anche aggiunto che in realtà ad essere innamorato dei due sarebbe stato proprio lui. Intanto, in molti utenti sui social network si chiedono se tutto questo non sia solo una sceneggiata messa in piedi da Alex e Delia già da prima che lui varcasse la porta rossa. Dubbi espressi anche dallo stesso conduttore del Grande Fratello VIP Alfonso Signorini che ha dichiarato: ogni volta che devo parlare del triangolo devo ammettere che mi sento in imbarazzo. Aggiungendo anche, io mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta o se è il risultato di una serie di emozioni imprevedibili. Insomma, è tutto finto oppure è vero? Io un'idea me la sono fatta. Vi posso dire che, da conduttore di questo programma, io mi limito a raccontare ciò che accade. Le risposte arriveranno con il tempo.